del settimanale sul nostro ciclo di webinar che è dedicato al monitoraggio e alla governance dei contratti ECT. Allora, vediamo, vi siete iscritti ancora più numerosi della volta precedente. A questo proposito vi ricordo una cosa importante, che abbiamo mantenuto aperte le iscrizioni a questo ciclo di webinar fino al prossimo, perché dal prossimo in poi chi partecipa, diciamo dal prossimo in poi, ha ancora diritto all'attestato di frequenza che vi verrà rilasciato alla fine. Quindi, se volete pubblicizzarlo con vostri colleghi, fatelo pure, perché si può recuperare con le registrazioni dei webinar precedenti e ci si può iscrivere fino al prossimo. Allora, io vi dirò dopo, diciamo, vi dirò più tardi del programma. Lascio subito la parola a Rosa Maria Barrese, che oggi è presente, di Agid, che appunto vi fa un saluto e un'introduzione al corso. Vai, Rosa. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie, grazie Patrizia. Saluto tutti e vi ringrazio anche per la partecipazione affollata a questo webinar. L'altra volta mi sono appalesata alla fine, vi ho fatto un saluto veloce, però volevo qui raccontarvi un po' il contesto, ma brevemente senza togliere tempo ai colleghi. Questo ciclo di webinar è all'interno di un progetto che abbiamo in comune, che è un progetto trovate, dedicato ai temi della trasformazione digitale che abbiamo in comune con Formex PA. E all'interno di questo progetto stiamo pianificando molti, moltissimi eventi di formazione che siano proprio eventi di formazione e non solo seminari di sensibilizzazione. E in questo senso noi abbiamo proprio bisogno anche del vostro feedback per tarare meglio i contenuti e per rispondere anche alle vostre esigenze. Quindi questo mi pare che sia evidente, che sia già stato detto nel corso degli incontri precedenti. Noi da qui a fine dicembre, come già forse vi avevo accennato, abbiamo pensato a ben 27 eventi, forse addirittura ne aggiungeremo qualcuno in più, e sono degli eventi, diciamo, le singole giornate, sono singole giornate, però rientrano sempre in cicli di formazione, quindi cicli che, come vi avrà già accennato Patrizia, prevedono anche una serie di interazioni con voi, quindi con l'ATRA, docenti e aula, prevedono una serie di presentazioni di testimonianze, di casi e poi soprattutto, come appunto ho già detto, prevedono questo forte feedback da parte vostra in modo che noi riusciamo a parare i contenuti. Abbiamo ancora 4 oltre oggi avremo altri 4 webinar davanti, quindi abbiamo modo con voi anche di risentirci e di riapprofondire e di, se volete, anche affinare i nostri interventi, che sono, cioè, per voi e per questo qui è un modello che vorremmo poi riproporre, se ce ne sarà l'esigenza, anche nei confronti di altre amministrazioni, nei confronti di altri partecipanti. Non rubo altro tempo a Maria Lucia De Santis, che ringrazio, che adesso parlerà, e poi successivamente ad Andrea Susa, che comunque già conoscete, e mi pare che però subito dopo di me debba riparlare Patrizia, giusto? Quindi vi saluto, buon lavoro, buon ascolto e vai Patrizia. Allora, soltanto per ricordare, appunto il programma di oggi. Il programma di oggi prevede sempre gli interventi dei nostri due esperti, cioè di Maria Luisa De Santis, che è di Agid dell'area soluzioni per la PA, in particolare del servizio redazione, regole tecniche e monitoraggio dei contratti, e poi di Andrea Susa, il consulente di Agid, esperto di governance ICT e di monitoraggio dei contratti. Li avete conosciuti la volta scorsa, se avete partecipato al webinar.
webinar. Se non avete partecipato, vi ricordo che sulla nostra pagina di Eventi PA, che più volte vi segnaleremo in chat e di cui avete il link anche nell'email che avete ricevuto, potete trovare la registrazione e potete trovare anche i materiali che hanno utilizzato i docenti per esporre le loro comunicazioni. Io mi taccio e do la parola a Maria Luisa, che farà la prima comunicazione. È prevista una pausa caffè e poi la comunicazione di Andrea Susa. Buon webinar. Grazie Patrizia e grazie Rosa. Buongiorno a tutti. Ci rivediamo quindi dopo una settimana. Abbiamo iniziato appunto giovedì scorso con i primi concetti legati all'attività di monitoraggio. Nella presentazione vedete che abbiamo strutturato un percorso formativo di 7 webinar. La settimana scorsa abbiamo approfondito i concetti base relativi alla circolare 1 sul monitoraggio dei contratti IT. Oggi concentreremo la nostra attenzione sulla governance dei contratti e sul ciclo di vita del monitoraggio. In particolare, nella prima parte del webinar che appunto seguirete con me, ci concentreremo sulla governance e sul monitoraggio, nella seconda parte con Susa sul ciclo di vita. Prima di iniziare con i concetti, insomma, previsti per la giornata odierna, visto che ci sono diversi iscritti che non hanno avuto modo di partecipare al webinar della settimana scorsa, abbiamo ritenuto opportuno fare un piccolo estratto della presentazione che abbiamo condiviso con voi la settimana scorsa, per darvi i concetti base, ecco, per poter seguire con attenzione e, diciamo, con un certo livello di comprensione i concetti che seguiranno poi successivamente. Agid, sulla base del compito che gli è stato assegnato con l'articolo 14 del codice dell'amministrazione digitale, ha predisposto ed emanato una circolare relativa appunto al monitoraggio dei contratti. Sono state individuate delle tipologie di contratti che obbligatoriamente le pubbliche amministrazioni devono sottoporre a monitoraggio. L'ambito di applicazione. Le amministrazioni che sono sottoposte agli adempimenti previsti dalla circolare sono le amministrazioni che rientrano nella definizione di pubblica amministrazione prevista, leggo, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, 165. Sottolineo questo perché ci sono arrivate diverse richieste da colleghi e referenti di altre amministrazioni che ci chiedevano se, diciamo, la loro amministrazione d'appartenenza era, soggetta alla circolare. Quindi le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali, le università sono soggetti agli adempimenti previsti. Oggetto master dell'attività di monitoraggio è rappresentato dal contratto. Le tipologie contrattuali che sono oggetto della circolare sono state classificate attraverso 3 criteri, che sono il criterio economico, che è insomma condiviso spesso in diverse classificazioni, il criterio legato a contratti che hanno oggetti di interesse pubblico, quindi quali sicurezza, difesa nazionale, consultazioni elettorali, e di contratti infine che presentano un particolare impatto a livello organizzativo e anche strategico. Adesso, poi ovviamente per opportuni approfondimenti potete consultare il materiale sul sito, questo per darvi, ripeto, un riepilogo dei punti fondamentali. Sono oggetto di monitoraggio i contratti in generale aventi importi superiori ai 10 milioni di euro. All'interno della circolare abbiamo inserito anche le adesioni ai contratti quadro, le procedure CONSIP e gli affidamenti in-house con i relativi importi. Quindi queste tipologie contrattuali vanno individuate e segnalate all'Agenzia per l'Italia Digitale. Tra l'altro devono essere anche pubblicate nella sezione trasparenza. La circolare individua come figura cardine dell'attività di monitoraggio all'interno dell'amministrazione il responsabile del monitoraggio. Il responsabile di norma è un dirigente,
un funzionario apicale appartenente ovviamente all'ufficio associato al responsabile per la transizione digitale e ha la responsabilità di gestire appunto tutte le attività inerenti le attività di monitoraggio. La nomina del responsabile è una nomina obbligatoria, viene fatta con atto formale e deve essere trasmessa all'Agenzia per l'Italia Digitale. Riguardo a ciò è stato presentato un quesito, una domanda durante, diciamo, il webinar la settimana scorsa e quindi vi sottolineo che anche nel caso in cui la pubblica amministrazione non presenti contratti che rientrino nella tipologia dei contratti che abbiamo visto poc'anzi, anche in quel caso è comunque tenuta a nominare il responsabile del monitoraggio. In questa slide vedete brevemente elencati gli adempimenti previsti dalla circolare. Quindi abbiamo la nomina del responsabile del monitoraggio di cui abbiamo parlato, la predisposizione di alcuni documenti, innanzitutto della lista dei contratti che sono sottoposti a monitoraggio. Quindi l'amministrazione, sulla base dei contratti che ha in essere, individua i contratti che rientrano nella tipologia sopra descritta. Invia la comunicazione ad Agid. Vedete che ci sono le relative tempistiche 30 marzo e 30 settembre. Poi abbiamo un documento di screening, chiedo scusa, i documenti sono documento di screening, piano di monitoraggio e rapporto di avanzamento contrattuale, che è il documento ritenuto master per svolgere in modo efficace ed efficiente soprattutto l'attività di monitoraggio. Su questi tre documenti non ci soffermiamo in questo webinar, in quanto abbiamo previsto nel nostro percorso formativo dei webinar ad hoc. In particolare, la settimana prossima descriveremo e analizzeremo con voi puntualmente i contenuti del documento di screening associato al contratto e del piano di monitoraggio che l'amministrazione deve appunto predisporre. Scusa, c'era l'ultima slide. Nella seconda parte del webinar della settimana scorsa abbiamo Andrea Susa, con grande competenza, ha illustrato le modalità organizzative da attuare per poter appunto organizzare una corretta attività di monitoraggio. Le attività possono essere svolte internamente, quindi con la costituzione di un gruppo interno di monitoraggio, quindi con i dipendenti interni all'amministrazione, si può prevedere di affidare il servizio all'esterno in modo completo, quindi in outsourcing, oppure un ibrido, una soluzione mista, quindi creare all'interno un gruppo di monitoraggio supportato da un fornitore esterno per determinati, diciamo, attività o adempimenti. Ovviamente la scelta della modalità da attuare è completamente, insomma, indipendente dai contenuti della circolare e le pubbliche amministrazioni decidono in base alle competenze che hanno a disposizione a livello, insomma, interno tra i funzionari e il personale disponibile, se costituire dei gruppi interni oppure affidarsi a gruppi esterni. Vi segnalo che annualmente Agid individua dei contratti particolarmente strategici che decide di sottoporre a monitoraggio, ossia annualmente Agid richiede ad alcune amministrazioni la trasmissione dei rapporti di avanzamento contrattuale per condividere. Perché parliamo di, diciamo, un livello di condivisione, per condividere le informazioni legate alla gestione di questi particolari contratti. Sul sito, nella sezione, diciamo, dedicata a monitoraggio, sul sito istituzionale, trovate l'elenco dei contratti che saranno oggetto di monitoraggio per l'annualità, diciamo, 2021. Abbiamo individuato contratti strategici ovviamente associati a alcuni ad amministrazioni centrali, quindi INAIL ed INPS, un contratto che è legato alla gestione del CSI Piemonte, quindi agli affidamenti in-house portato avanti dalla regione Piemonte. Quindi abbiamo individuato le tipologie, un contratto per ciascuna tipologia prevista dalla circolare. Tra l'altro, il
lavoro di monitoraggio che faremo insieme a queste amministrazioni verrà pubblicato sul sito in un rapporto annuale. A questo punto direi, dopo avervi dato insomma, queste pillole di riepilogo rispetto al webinar precedente, di iniziare con i concetti che erano previsti per la sessione odierna. Sappiamo che le pubbliche amministrazioni dagli anni 90 in poi sono state oggetto di un percorso, diciamo, di cambiamento profondo. E sono stati introdotti concetti che, quali la disciplina del project management, che insomma fino a pochi anni fa venivano utilizzati esclusivamente nel privato. Quindi diciamo che oggi inizieremo a condividere alcuni concetti legati appunto al project management. Parleremo appunto di IT governance, governance dei contratti IT, ciclo di vita, che può essere un ciclo di vita di un processo, ciclo di vita di un progetto, cosa ben diversa, ma lo potremo anche affrontare in separata sede. Portfolio, program, project management, contratto. Ovviamente vi premetto che determinati concetti noi ci limitiamo a fornire delle pillole su determinati concetti, nel senso che richiederebbero ovviamente dei seminari specifici e sicuramente non sono concetti che possono essere approfonditi insomma, nella durata di un webinar di 40 minuti. Il nostro obiettivo è quello di condividere con voi il contesto all'interno del quale si inquadra l'attività di monitoraggio dei contratti. All'interno di qualsiasi ente pubblico, amministrazione, è previsto un ufficio barra servizio che si occupi dei sistemi informativi, dell'ente. Quindi parliamo di sistema informatico e sistema informativo. I compiti ovviamente associati, le funzioni associate al responsabile, al settore dei sistemi informativi sono ben note a tutti, ossia la gestione delle infrastrutture, la gestione dei dati, la gestione delle policy, la gestione della sicurezza di cui si parla tanto ultimamente. Quindi a partire diciamo da una sorta di assessment dell'ente, da un'analisi ESIS, costruisce una roadmap per, diciamo, garantire una gestione efficace dell'IT. Le attività, i servizi sono ovviamente svolti tramite approvvigionamento, quindi abbiamo i procurement, acquisti fatti di beni e servizi. Di conseguenza avremo una serie di contratti da dover gestire. Quindi per governance dei contratti IT intendiamo appunto, o meglio, si intendono tutte le attività dell'IT governance finalizzate alla gestione dei contratti. Ciclo di vita. Penso che quasi tutti avete, diciamo, nel corso della vostra esperienza avuto a che fare col ciclo di Deming. Il ciclo di Deming è il ciclo appunto che viene utilizzato per monitorare la qualità o la gestione di un processo. Sono individuate quattro fasi: plan, do, check, act. Nella fase di plan, quindi di pianificazione, è la fase che prevede la definizione degli obiettivi, dei piani, delle azioni, a seconda del contesto all'interno del quale ci troviamo. La fase del do è appunto la fase di esecuzione delle attività. E la fase del check è il controllo, ossia sulla base dei dati raccolti come output della fase do, si inizia ad effettuare un controllo dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi. In base a questo si passa ad una fase act, ossia vengono messe diciamo in atto una serie di azioni correttive necessario per riportare appunto i risultati ottenuti verso più possibile i risultati attesi. Ovviamente il ciclo viene ripetuto finché l'obiettivo iniziale non viene raggiunto. Esempi di cicli di vita che insomma
utilizzano, si basano sul ciclo di Deming, nella realtà ne conosciamo tanti ed è un ciclo che viene utilizzato molto nello sviluppo dei progetti. È per questo che, insomma, è fondamentale capire anche l'azione amministrativa, come viene gestita, come vengono affrontati i processi, che sono gli elementi fondamentali, no? Poi alla fine della nostra gestione quotidiana. Entriamo nel merito, insomma, delle definizioni di strategy, portfolio, program e project management. Sappiamo tutti che oramai all'interno dell'ente pubblico parole quali obiettivi, risultati, programmazione sono all'ordine del giorno. Dirigere o lavorare per obiettivi significa che un manager o un dipendente pubblico organizza, o meglio un collaboratore, un collega, organizza le proprie attività secondo obiettivi che sono stati precedentemente identificati, contrattati o assegnati, che risultino misurabili e quantificabili con l'utilizzo degli indicatori di risultato. Su questo vi sottolineo che all'interno del percorso abbiamo previsto, se non sbaglio, l'ultimo webinar che avrà appunto come oggetto la definizione degli obiettivi dei cosiddetti indicatori di monitoraggio. Quindi l'obiettivo, la definizione degli obiettivi e il perseguimento degli stessi diventa il focus dell'attività, diciamo, lavorativa. La strategia è un insieme appunto di obiettivi definiti strategici che vengono definiti dal livello gerarchico in genere superiore, in genere associato a livello politico. Il portafoglio è un insieme delle iniziative, o meglio di programmi e progetti, che non sono necessariamente correlati, che vengono gestiti per permettere il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti. Poi abbiamo i programmi che sono gruppi di progetti correlati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti, ed infine i progetti, il project management, disciplina che come sappiamo si sta avvicinando molto, sta diciamo all'attività soprattutto del responsabile del procedimento, perché noi sappiamo che le figure cardine per la gestione dei contratti nella pubblica amministrazione sono rappresentati appunto dal responsabile del procedimento e dal direttore dell'esecuzione del contratto. Vediamo come questo tipo di approccio, diciamo quasi manageriale, privatistico, viene calato poi nella realtà delle pubbliche amministrazioni. Parliamo di strategetti, quindi il livello della strategia è definito, abbiamo detto, dal livello gerarchico più alto, che in genere è proprio quello politico. Per strategia si intende l'insieme degli obiettivi che vengono posti, che ci si pone meglio a medio e lungo termine, con i relativi benefici e le priorità. E in un contesto del genere è necessario ovviamente tenere ben presente quali sono i ruoli e le responsabilità. Nello specifico, in termini di digitalizzazione, l'articolo 16 del CAD stabilisce e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in questo caso leggo puntualmente proprio per dare la giusta enfasi al compito che ha il nostro governo, è responsabile dell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e definisce con proprie direttive e linee strategiche la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica della pubblica amministrazione centrale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le pubbliche amministrazioni devono comunque definire le proprie strategie facendo riferimento a quelle che sono appunto le direttive nazionali in materia di IT. Direttive nel nostro caso rappresentate dal piano triennale emesso da AGID, all'interno del quale, come sapete tutti, vengono definite le linee di azione e i risultati attesi,
per ciascun, diciamo, elemento fondamentale per la gestione dei sistemi informativi. Dobbiamo fare riferimento per definire la strategia, o meglio, la pubblica amministrazione deve fare riferimento alla strategia cloud, strategia che è stata anche presentata qualche giorno fa, se non sbaglio la settimana scorsa, dal ministro Colao, all'interno della quale vengono indicati dei criteri ben definiti per la definizione del cloud privato, del cloud pubblico, per la partnership privato-pubblico. La strategia per la cybersicurezza, sì, in questo periodo sentiamo tanto parlare della nuova agenzia che è stata costituita ad hoc, che avrà appunto il compito per gestire la sicurezza a livello nazionale. Pilastro poi rappresentativo in questo momento degli obiettivi che si pone il Paese relativamente alle diverse missioni individuate è rappresentato dal Piano Nazionale della Ripresa e della Resilienza. Poi abbiamo la strategia del Bull. Quindi, ecco, l'amministrazione, o meglio, i livelli gerarchici più alti, sulla base di queste indicazioni contenute appunto e rappresentate da ciò che vi ho elencato, definiscono la strategia da tenere in un medio-lungo termine. Considerate che la strategia è frutto di un processo che viene indicato appunto come pianificazione strategica, e che ha un genere, è più rivolta verso l'esterno, cioè nel senso che nella definizione della strategia è necessario comunque tener conto anche delle aspettative dei diversi stakeholder. A partire dalla strategia, sempre all'interno del processo di pianificazione strategica, viene definito il cosiddetto piano strategico IT. Il piano rappresenta un portafoglio, cioè un insieme di programmi e di progetti che appunto è necessario, si vuole portare avanti nel periodo di tempo stabilito. La definizione, appunto, e la pianificazione, il coordinamento dei servizi, l'acquisizione delle soluzioni, dei sistemi informatici, come sappiamo, rientrano nelle attività del responsabile per la transizione al digitale. Quindi, sulla base delle indicazioni e degli obiettivi strategici forniti, diciamo, dall'organo politico, dal livello gerarchico più alto, l'RTD definisce insieme una pianificazione che viene indicata appunto come piano strategico. Questo è un esempio di portafoglio, cioè noi abbiamo, che vi ho nominato prima, abbiamo un insieme di programmi e un insieme di progetti, perché tutti sappiamo che spesso ci troviamo indipendenti ad affrontare, a gestire progetti, a condurre progetti, diciamo, ritenuti straordinari, e parallelamente ci ritroviamo anche a portare avanti comunque le attività ordinarie. Quindi il tutto deve essere gestito correttamente e pianificato in modo da gestire anche le interdipendenze tra i diversi programmi e i diversi progetti, perché ovviamente entrano in gioco concetti quali le risorse umane disponibili, gli strumenti disponibili, le risorse finanziarie da allocare e da distribuire nel modo, insomma, corretto per garantire poi il risultato di tutti gli obiettivi inizialmente posti. Quindi, a partire dalla strategia IT viene definito un piano, a partire dal piano si definisce il cosiddetto programma, ovvero un programma è, diciamo, fatto più a livello operativo. Se volessimo, diciamo, riferirci al personale coinvolto, diciamo che entrano in gioco i tecnici. Quindi si comincia a delineare lo scenario dei progetti, in termini di budget associato, benefici, tutte le misure per garantirne il raggiungimento, quindi, come vi dicevo prima, anche le risorse allocate, sia finanziarie che competenze necessarie. Il programma ovviamente deve essere sempre allineato con il programma biennale di acquisti di servizi e forniture che è previsto appunto dall'articolo 21 del codice dell'amministrazione digitale.
Diciamo che è fondamentale oramai diciamo, nel momento storico in cui ci troviamo fondere le competenze tecniche con quelle, diciamo, ritenute più amministrative, come appunto il codice dei contratti, il codice degli appalti adesso. Le strategie di conseguimento possono essere ovviamente per l'approvvigionamento, acquisizione di beni e servizi dal mercato. Come tutti sappiamo, le pubbliche amministrazioni sono diciamo obbligate dalla legge bilancio del 2018 a procedere con gli acquisti tramite gli strumenti dinamici di acquisizione, quindi aderendo alle convenzioni, portale Consip, MEPA, oppure in alternativa è possibile scegliere in alcuni casi di affidarsi appunto ad una produzione interna sulla base ovviamente delle competenze che si hanno a disposizione. In alternativa si possono stabilire delle collaborazioni con altre PA, ad esempio sappiamo che in molti casi di progetti abbiamo par sentito parlare del riuso, l'articolo 68 e 69 del CAD obbligano appunto le altre amministrazioni prima di procedere con l'approvvigionamento a verificare la disponibilità del prodotto barra servizio oggetto della fornitura nel catalogo messo a disposizione per il riuso. E in ultimo abbiamo il partenariato pubblico-privato, di cui insomma, si sta parlando molto spesso negli ultimi giorni, sostenendo appunto che le competenze specialistiche che magari sono più diciamo, presenti, su questo ci sarebbe da dire, sul privato, possono comunque apportare un grosso contributo al mondo pubblico. Facendo un passo indietro, torniamo sul nostro, diciamo, percorso. Quindi, ricapitolando, definizione della strategia, strategia IT, definizione del portafoglio, quindi del piano IT, dopodiché definizione del programma, programma a livello operativo, definito fondamentalmente da tecnici. Diciamo che il programma ha un carattere più endogeno rispetto al piano strategico, in quanto appunto si rivolge più all'interno, in quanto sulla base appunto delle risorse strumentali che ci sono a disposizione viene costruito un programma delle attività. Dal programma, il programma è costituito da un insieme di progetti. Insieme di progetti che sono, diciamo, correlati tra di loro e possono essere, diciamo, gestiti in modo da realizzare gli obiettivi e i benefici previsti. La disciplina del project management, come sappiamo tutti, è oramai elemento fondamentale per una corretta gestione anche dei progetti della pubblica amministrazione. E ripeto, in questo contesto diciamo che affrontiamo la citiamo in alcuni punti, ma non l'approfondiamo, anche se qualcuno di voi durante il webinar della settimana scorsa ci ha chiesto di organizzare un corso di project management. Ovviamente noi abbiamo riportato la richiesta, poi sarà chi di dovere a decidere se poter affrontare diciamo, l'argomento con dei webinar o meno. Allora, ritorniamo dal programma IT, quindi abbiamo detto che il programma è ovviamente associato al programma biennale di forniture e servizi previsto dal codice. E fornisce quindi tutti gli strumenti con cui appunto la parte di governance IT si trasforma proprio in governance dei contratti. Anche questo perché? Perché noi sappiamo benissimo che un progetto che può avere ovviamente può avere un livello di complessità diverso. Può essere scisso, quindi può corrispondere alla stipula di uno o più contratti. Ed è così che andremo a diciamo, evidenziare che il monitoraggio dei contratti IT è appunto un elemento fondamentale per garantire il raggiungimento degli obiettivi, ma obiettivi a livelli definiti dai piani gerarchici alti, cioè obiettivi strategici. In questo grafico, appunto, vi ho messo in evidenza la connessione, perché è
Ecco, quando anche l'altra volta, quando sono state presentate delle domande al termine della sessione, diciamo che da alcune domande si evince la poca chiarezza legata al cosa fa l'attività di monitoraggio. L'attività di monitoraggio non è l'attività di controllo che viene svolta, ad esempio, dalla piattaforma Consip in termini di capacità finanziaria, di pregresse esperienze nella materia dell'appalto. Questi sono tutti requisiti legati alle procedure di gara e alla credibilità, diciamo, tecnica del fornitore che vengono gestiti al di fuori delle attività di monitoraggio. L'attività di monitoraggio ha il compito fondamentale di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati a livello strategico. Ed è una foglia del processo che vi ho illustrato. Questo perché ripercorriamo da sinistra verso destra questo grafico. Abbiamo quindi ripetuto, livello gerarchico alto, definizione del piano strategico ICT. Quindi identificazione degli obiettivi e delle priorità. Questi obiettivi strategici si traducono in un piano costituito da diversi programmi e diversi progetti. Quindi abbiamo una pianificazione operativa che si compone di diversi progetti. A ciascun progetto è possibile la corrispondenza, ripeto, non è detto che sia uno a uno, perché tutti ci siamo trovati a che fare con progetti magari di grado di complessità n che si sviluppano poi in diversi contratti che inevitabilmente hanno delle interdipendenze tra loro. Ed è qui che diciamo è evidente il collegamento tra i contratti e gli obiettivi strategici. Il contratto è una foglia dell'albero che contribuisce però in modo essenziale, quasi direi, al raggiungimento dell'obiettivo strategico. È questo il motivo per cui la governance IT, quindi si trasforma, viene associata alla governance dei contratti IT in modo specifico, e quindi noi possiamo parlare di monitoraggio strategico, perché andiamo a verificare. Poi vedremo come nei prossimi webinar il dettaglio di come potremo farlo. Andremo a verificare il raggiungimento degli obiettivi strategici inizialmente posti. Andremo a verificare il raggiungimento degli obiettivi del programma, quindi il monitoraggio del programma, e attraverso il monitoraggio dei contratti. Quindi avremo obiettivi gestionali, obiettivi operativi, obiettivi strategici. Le tre tipologie di obiettivi sono inevitabilmente collegate tra loro, scusate, inevitabilmente collegate tra loro e di conseguenza, ripeto, il monitoraggio dei contratti assume un'importanza fondamentale. Più che mai in questo momento storico che stiamo attraversando, e sappiamo tutti che tutte le amministrazioni, attraverso appunto finanziamenti che arriveranno, si troveranno a gestire dei contratti molto complessi, in tempistiche strette. Noi sappiamo che nel project management gli elementi fondamentali per gestire un contratto sono rappresentati appunto dai vincoli, dal tempo, quindi dalla pianificazione temporale e dai costi. L'unica strada per poter raggiungere questi obiettivi, che tra l'altro, come tutti sappiamo, in questo periodo sono legati a pianificazioni veramente, veramente molto rigide, è operare un corretto monitoraggio sullo stato di avanzamento del contratto, sia in termini economici che in termini di attività svolte. Vedo che c'è una domanda, io direi che la leggiamo con calma, magari prima della pausa. Cerco di riservarmi 5 minuti prima della pausa in modo da leggere e rispondere alle domande che state ponendo in chat, giusto per non perdere diciamo, il filo del discorso. Quindi, ecco, il riferimento al grafico e alle osservazioni fatte poc'anzi, possiamo appunto dire che il monitoraggio è un approccio virtuoso,
che risulta essere calato nelle singole realtà delle pubbliche amministrazioni. Ovviamente sappiamo tutti che le amministrazioni sono diverse l'una dall'altra. Noi come gruppo Agid stiamo seguendo in particolare dal 2016, anno in cui è stata pubblicata ed emessa appunto la prima circolare Agid sul monitoraggio. Stiamo lavorando con una community di amministrazioni e ciascuna di esse presenta una realtà completamente diversa dalle altre. Abbiamo lavorato con INAIL, con INPS, con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il Ministero delle Infrastrutture in termini di motorizzazione. Ovviamente l'elemento fondamentale, come tutti sappiamo, e come viene spesso diciamo sottolineato anche negli eventi, non solo negli eventi formativi, ma anche negli eventi di confronto tra i maggiori rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, il nodo fondamentale è rappresentato dall'aspetto organizzativo delle amministrazioni. Cioè, non è facile organizzare un'attività di monitoraggio all'interno di un ente, non soltanto in termini di competenze, perché comunque il monitoraggio richiede delle competenze specifiche, ma anche in termini di organizzazione, perché noi sappiamo che, mi spiace che non ho riportato la slide che avevamo, diciamo, condiviso durante il primo webinar, ma come noi sappiamo ci sono spesso, diciamo, dei compartimenti strani tra i diversi settori ed è difficile stabilire una corretta informazione e scambio di dati su, i diversi contratti che magari appartengono a servizi diversi. Quindi sarebbe anche importante a livello organizzativo prevedere un ufficio barra servizio appunto trasversale a tutti gli uffici in modo da poter costituire un ufficio, diciamo, indipendente dalle relazioni con l'ufficio stesso che porta avanti il contratto e un ufficio vero e proprio a supporto dell'attività dell'RTD. Quindi, come vi dicevo, le diverse amministrazioni hanno ognuna una realtà diversa. In alcune, ovviamente, che sono più virtuose, anche a livello organizzativo, abbiamo riscontrato, appunto la creazione di un ufficio di monitoraggio ad hoc e, in alcune di esse si parla anche di PMO. Io credo che alcuni di voi siano, insomma, a conoscenza del Project Management Officer, ossia dell'ufficio appunto dedicato alla gestione dei progetti. Ad esempio, in INAIL è stato costituito, l'organizzazione che è stata modificata qualche anno fa ha previsto la costituzione di un ufficio PMO, che è un ufficio appunto ad hoc che garantisce anche la comunicazione tra i diversi servizi in relazione all'avanzamento dei diversi progetti. Ritorniamo alla, diciamo, realtà organizzativa e alle figure cardine, appunto, della governance dei contratti, che sono rappresentate dal RUP, come vi avevo prima anticipato, dal DEC, da un ufficio di supporto al RUP e dalla commissione di verifica di conformità, che in realtà non è stata ancora costituita. Questo, diciamo, l'insieme dei referenti e delle relative, diciamo, responsabilità può costituire un ufficio di monitoraggio o svolgere un'attività di monitoraggio, anche se non formalmente associata ad un ufficio, a supporto appunto del responsabile del monitoraggio e quindi dell'RTD, mettendo appunto a disposizione tutta una serie di competenze specialistiche. Per quanto riguarda l'aspetto normativo, perché mi sembra doveroso comunque fare riferimento per quanto riguarda il RUP, alle linee guida, la 3 di attuazione del 2016, del 50-2016, appunto definite recante nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento. Per quanto riguarda il DEC, le linee guida delle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione. La commissione di verifica e conformità non è ancora pervenuta. Prevede l'introduzione, l'articolo 1 del 32 prevede appunto l'introduzione di un regolamento di esecuzione in corso di stesura.
Per quanto riguarda quindi poi il monitoraggio, il riferimento ovviamente è rappresentato appunto dalla circolare AGID 1/2021. Quanto riguarda, ecco, la costituzione e l'organizzazione del monitoraggio, il monitoraggio, in effetti, le vere attività di monitoraggio non sostituiscono le attività di competenza del RUP del DEC, ma sono a supporto in base al mandato che il responsabile per la transizione al digitale affida al responsabile del monitoraggio. Questo è un punto sul quale batteremo molto, nel senso che sia nel primo webinar che nei successivi io ed il collega Andrea Sosa abbiamo comunque, ci siamo posti anche l'obiettivo di condividere con voi che le attività di monitoraggio non rappresentano un ulteriore carico di lavoro per, diciamo, le persone che si occupano coinvolte nella gestione del contratto. Vi dico che personalmente ho svolto il ruolo di responsabile dell'innovazione tecnologica della provincia di Como fino al 2017, anno in cui poi sono entrata a far parte del gruppo di Agid, e durante, diciamo, la prima esperienza, ma ancora ad oggi, perché anche con Agid svolgo il ruolo di direttore dell'esecuzione su alcuni contratti, e diciamo sulla base delle mie esperienze, nel momento in cui poi sono entrata a far parte del gruppo di monitoraggio, non ho avuto alcuna difficoltà nel seguire lo svolgimento delle attività, proprio perché i dati, le informazioni erano già tutte, diciamo, da me note in quanto gestivo dei contratti. Ovviamente vengono magari formalizzate, cioè Agid vi chiede di formalizzarle all'interno di documenti specifici, quali il documento di screening, il piano di monitoraggio, il rapporto di avanzamento contrattuale, ma vi assicuro che sono dati che le figure cardine della gestione del contratto, quindi ripeto, RUP e DEC, devono avere a disposizione. Perché comunque all'interno di un piano di fabbisogni, di un progetto di fabbisogni o di un capitolato, nel caso in cui non avessimo a che fare proprio con convenzioni Consip e con adesioni, ci sono delle previsioni iniziali, c'è la definizione delle tempistiche con la definizione di milestone, quindi il monitoraggio per l'avanzamento sia in termini delle attività e in termini economici. È un'attività che è comunque svolta, ripeto, magari non formalizzata secondo le nostre richieste, però su questo, ecco, ci stiamo lavorando proprio cercando di proporvi dei documenti standard e di dare delle indicazioni precise in modo da accompagnarvi nella redazione di questi documenti. Quindi, per quanto riguarda proprio l'attività di monitoraggio, noi possiamo prevedere, diciamo, una sorta di classificazione. Abbiamo un monitoraggio light, caso in cui il monitore riceve i dati dal RUP e dal DEC e li elabora attraverso, insomma, dei report. Il monitoraggio, nel vero senso della parola, ossia al monitore sono demandate alcune attività di supporto nel processo di monitoraggio e controllo sotto la supervisione del direttore dell'esecuzione. Poi abbiamo il monitoraggio strong, cioè il monitore sono demandate tutte le attività di verifica e controllo a supporto del RUP e del DEC. Quindi, ritornando alla possibilità di affidare all'esterno o di considerare un gruppo interno o addirittura un ibrido tra le due soluzioni, ovviamente, ripeto, sono scelte operate dall'amministrazione in base ai carichi di lavoro, alle competenze interne soprattutto, perché il monitoraggio richiede competenze specialistiche, competenze che comunque, diciamo, in un ente pubblico vanno approfondite. In particolare abbiamo a che fare con competenze generali legate, come vedete, a project management, perché comunque la gestione dei contratti viene comunque associata alle fasi anche di gestione di un progetto. Vedremo dopo con l'intervento di Andrea Susa, che vi spiegherà, vi illustrerà nel dettaglio
il monitoraggio in quali fasi interviene e come interviene in ciascuna fase, proprio per accompagnarvi nella definizione anche del processo di monitoraggio da mettere in piedi all'interno di un'amministrazione. Quindi, ritornando alle competenze, abbiamo project management, contrattualista pubblica. La contrattualistica pubblica adesso è, diciamo, abbastanza più complessa, non che lo fosse prima, ma diciamo che con l'introduzione del PNRR e con gli ultimi decreti, il decreto semplificazione 2020, il decreto semplificazione 2021, come sapete, sono intervenuti, diciamo, in modo sostanziale, direi quasi pesantemente, su alcune, diciamo, alcuni articoli del codice dei contratti. Diciamo che è prevista al momento, non prevista, ma presente una disciplina contrattuale, diciamo, ordinaria e una disciplina contrattuale legata ai contratti, ai progetti, alle fasi di, diciamo, ai processi di procurement che avverranno in relazione a contratti associati al Piano Nazionale della Resilienza. Non ultimo, ad esempio, vi faccio l'esempio dell'articolo 63 del codice dei contratti, che è la procedura negoziata. Noi sappiamo, voi sapete benissimo che all'interno del codice è prevista l'adozione della procedura negoziata senza bando soltanto in applicazioni a determinate diciamo, casistiche, mentre adesso con i nuovi decreti, nel caso in cui la stazione appaltante preveda dei possibili ritardi che comportino il mancato raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in tutti quei casi la procedura può essere adottata. Quindi ecco, per questo sottolineiamo che comunque le competenze richieste sono di diverso tipo e che richiedono comunque un aggiornamento continuo. Assicurazione della qualità, ovviamente la qualità dei servizi e la qualità del software, abbiamo a che fare con anche qui nozioni. Per quanto riguarda le competenze specialistiche, qualità dei servizi ICT, ingegneria del software, metriche del software, nel caso in cui si abbia a che fare con un contratto di manutenzione o sviluppo software. È importante la definizione della baseline in termini di codice, come valutare le attività di manutenzione, quindi attraverso function point o altre metriche, gli audit sui sistemi di gestione, insomma. Quindi possiamo dire che il gruppo di monitoraggio è costituito dal responsabile del monitoraggio, che ha ovviamente le funzioni che abbiamo comunque visto nel dettaglio nel webinar precedente, e un gruppo di persone, per questo parliamo di gruppo, di team di monitoraggio, perché le competenze specialistiche sono diverse. Ovviamente, ripeto, la maggior parte, o in alcuni casi, le amministrazioni hanno deciso di integrare il team interno soltanto affidando all'esterno, diciamo, il servizio, la parte mancante, la parte legata alle competenze specifiche mancanti. Quindi io direi che per quanto riguarda la panoramica che avevamo, diciamo, previsto oggi per l'individuazione sia di concetti quali la governance dei contratti T e la gestione dei progetti e soprattutto dei contratti, che come vedete in quest'ottica assume un ruolo ben diverso da quella del mero contratto. Cioè, tutti i contratti sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi strategici. Di conseguenza, tutti i contratti vanno correttamente monitorati. Ovviamente la circolare 1 si riferisce a contratti IT, quindi questo è il mio riferimento. Io vi ringrazio per l'attenzione e adesso dedicherei questi altri pochi minuti che ci separano, insomma, dalla pausa con Sì, la lettura di te le ho alcune messe nella domande che chat vedo che sono riservata, arrivate così le ho diverse. raccolte e le ho messe Magari. lì. Se vuoi rispondere. Ti ringrazio, Patrizia. Vedo che sono. Allora, vediamo un attimo. Allora, domande sul rapporto di avanzamento contrattuale, che insomma non abbiamo ancora affrontato, però comunque rispondo volentieri, poi magari l'approfondiremo in quella sede. Un attimo solo.
Allora, il RAC di RAC, la leggo così la condividiamo insieme. Il RAC di RAC esposto sono obbligatori, ma non devono essere obbligatoriamente trasmessi ad AGID. È corretto, Sara Calabrese. Il RAC e le due tipologie di RAC, che poi spiegheremo, come ripeto, nel webinar successivo, inizialmente con la circolare 4. Erano, diciamo, obbligatoriamente, cioè era previsto l'obbligo di trasmissione ad AGID. Per semplificare gli adempimenti, nella nuova circolare abbiamo eliminato questo obbligo e, come sottolineato, diciamo, all'inizio, AGID annualmente individuerà, quindi saremo noi, sulla base ovviamente di indicazioni, magari anche dal ministro, indicazioni strategiche su, a scegliere particolari contratti sui quali porre l'attenzione. In quel caso richiederemo noi all'ente in questione, alla PA interessata, la trasmissione dei due RAC. Allora, Gloria Tommasini, una volta effettuata la nomina del responsabile del monitoraggio, in che modo si effettua la comunicazione di AGID? Allora, la nomina deve essere un atto formale, quindi una determina, credo dirigenziale, poi a secondo dell'ente, va trasmesso l'atto di nomina. Semplicemente lo trasmettete sul protocollo, tramite le caselle PEC del protocollo, l'atto di nomina. Il responsabile del monitoraggio, mi chiede Marcello De Marca, deve essere obbligatoriamente laureato oppure deve avere certificazioni specialistiche, ovvero esperienza professionale in materia? Allora, per quanto riguarda, diciamo, i titoli o le certificazioni, ovviamente noi non entriamo nel merito. L'indicazione che è stata data è che ovviamente abbia, infatti se vogliamo rileggerla insieme, noi abbiamo indicato un funzionario o una figura apicale, quindi diciamo che tra istituzioni ci si riferisce al ruolo. Per essere funzionario o figura apicale, ovviamente, si presuppone un'esperienza di un certo tipo. Però per quanto riguarda soprattutto le certificazioni specialistiche, non possiamo entrare noi nel merito. Ovviamente, come tutti sapete, insomma, i corsi di aggiornamento sono previsti alle pubbliche amministrazioni, ma non si può richiedere ad un dipendente di perseguire, conseguire determinate certificazioni. Insomma, se non sono previste. Per questo parliamo di ruoli, funzionario apicale. Poi per essere funzionario bisogna essere laureato. Figura apicale, è un'esperienza, diciamo, di un certo tipo, perché ovviamente, come ripeto, nel monitoraggio ci sono tutta una serie di concetti, anche se il responsabile, come qualsiasi, diciamo, figura manageriale o figura apicale, per determinate competenze specialistiche si rivolge al tecnico specialista. Però comunque deve avere una preparazione tale da poter, insomma, seguire determinati concetti. Ancora certificazioni? No, non sono richieste certificazioni, o almeno è a scelta, ovviamente a discrezione dell'ente. AGID non interviene a questo livello. Allora, Antonio Luigi Cappellutti, l'attività di pianificazione in ICT è vincolata, oltre da quanto intrinsecamente indicato, dalle valutazioni di natura strategica del top management. L'attività di monitoraggio dei contratti dovrebbe prevedere una forte interazione con la stessa, con l'obiettivo di definire assieme le priorità. Concordo. Antonio Luigi Cappellutti, sicuramente la pianificazione IT è legata, sì, alle valutazioni di natura strategica. Diciamo che le pubbliche amministrazioni in questo momento dovrebbero far squadra. Chiedo solo 2 minuti in più rispetto al tempo previsto, giusto per rispondere con esattezza. Le pubbliche amministrazioni dovrebbero far squadra. In questo momento il Paese ha degli obiettivi veramente difficili da raggiungere. Quindi diciamo che le strategie delle singole devono contribuire alla strategia Paese. Quindi c'è poco da, insomma, discutere su questo, nel senso che per fare squadra dobbiamo delineare un percorso e deve essere quello. Per questo, a livello di valutazioni strategiche del top manager, il top manager sa benissimo che ci sono degli obiettivi definiti a livello nazionale.
Perfetto, io vi ringrazio Allora, per grazie mille l'attenzione Maria e Luisa, sei restituisco stata chiara, la esaustiva e anche nei tempi, parola sei a stata Patrizia. puntualissima. Io come da programma avvio da adesso la pausa caffè che dura come sapete 10 minuti e quindi vi do l'appuntamento alle 15:40 qui con la comunicazione di Andrea Fusa. Vi ringrazio. Andrea Susa, che in 35 minuti vi parlerà di ciclo di vita del monitoraggio. C'è una parte nell'ultimo quarto d'ora dedicata alle risposte alle domande che farete in chat, quindi vediamo se Andrea, sì, la webcam funziona, prova a parlare. Sì, ci sono. Buon pomeriggio a tutti. Ok, ti sentiamo. Allora ti lascio la parola, buona comunicazione Andrea. Grazie. Allora, intanto vi ringrazio per la partecipazione, che vediamo che è molto nutrita. Parliamo adesso di ciclo di vita del monitoraggio e in modo particolare cerchiamo di capire perché parliamo di queste attività e come sono state individuate. Il ciclo di vita del monitoraggio in realtà nasce già con la vecchia normativa, quindi il 3993 e così via. Quello che è stato fatto in realtà è stata quella di razionalizzarla e fare in modo che il monitoraggio possa essere identificato attraverso un progetto. Quindi le attività classiche del project management, che sono avvio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio e controllo e chiusura. Quello che abbiamo fatto è quello di aver trasformato le attività di monitoraggio e controllo classiche di un progetto, riportarle al monitoraggio di un contratto. Quindi identifichiamo un contratto con uno o più progetti e semplicemente abbiamo analizzato quali sono le attività, scusate, di monitoraggio e controllo da svolgere e riportarle all'interno di tutto il ciclo di vita del contratto. In modo particolare, se noi vediamo un contratto come un progetto, quindi avremo una fase di avvio del progetto che corrisponde all'analisi dei fabbisogni, un'attività di progettazione del contratto che si identifica con la fase di pianificazione. La procedura di gara, la stipula è, diciamo, è fuori dal progetto. Poi, successivamente alla stipula, l'esecuzione che diventa la fase di esecuzione. Il monitoraggio e controllo semplicemente è quelle attività che si devono svolgere all'interno della fase di esecuzione, ma poi vedremo anche all'interno della fase di pianificazione e di avvio, proprio per verificare che il progetto vada a buon fine, quindi raggiunga gli obiettivi previsti. Quindi la fase di chiusura corrisponde appunto con l'attività di chiusura. Quindi quello che è il classico progetto all'interno di un qualsiasi framework di project management diventano le attività del ciclo di vita del monitoraggio. Quindi, nell'analisi dei fabbisogni dell'amministrazione avremo la fase di definizione, nella fase di progettazione ci sarà la fase di avvio, procedure e stipule abbiamo detto sono sempre al di fuori del progetto, il monitoraggio farà nella fase di esecuzione tutta una serie di attività e la stessa cosa nella fase di chiusura. Quindi in realtà non abbiamo fatto nient'altro che dipanare in un modo lineare le attività di monitoraggio e controllo che devono essere fatte in tutte le fasi, riportando quelle che sono le attività a vista nostra dell'Agid che meritano praticamente particolare attenzione. Ora, il ciclo di vita del monitoraggio, come è descritto nell'allegato 2 della circolare, prevede all'interno della fase di avvio tutta una serie di attività che di solito sono praticamente gestite dal RUP e dal gruppo di progettazione del contratto. E alcune invece nascono da fuori, che sono le analisi dei fabbisogni che spettano all'RTD, secondo quello che dice il CAD. Quindi nella fase di avvio sono state identificate queste sei attività: l'assessment del sistema informativo, l'analisi di fattibilità, l'analisi SWOT, l'analisi del rischio, questo perché Agid sta puntando molto a incrementare le capacità delle amministrazioni a gestire non soltanto il rischio dal punto di vista informatico, ma il rischio in generale. Poi l'individuazione di obiettivi e indicatori di monitoraggio,
L'individuazione di indicatori di vento rating, su questo poi facciamo una brevissima pausa più tardi, per disposizione del piano triennale IT dell'amministrazione. Quindi il monitoraggio, o meglio, le competenze specialistiche all'interno del gruppo del monitoraggio supportano l'amministrazione in una serie di attività che sono di competenza in parte dell'RTD, in parte del RUP. Quando inizierà praticamente avrà il suo mandato per fare il contratto, in parte del gruppo di progettazione. E nell'ultima poi vedremo il famoso link di cui si parlava nella domanda precedente, cioè quello che è il link tra il monitoraggio e la strategy. Poi, nella fase di definizione, ad esempio, ci potrebbe essere la redazione di atti di gara. Vi ricordo che fra le competenze specialistiche del monitoraggio c'è appunto quella della contrattualistica pubblica. E poi la predisposizione della BIM. Nella fase di esecuzione invece avremo il cuore stesso del monitoraggio, che sono le attività di supporto alla direzione lavori, la verifica della qualità di beni e servizi, la verifica del grado di conformità al piano triennale, supporto ai collaudi in itinere e finale, il supporto al passaggio di consegne e la chiusura economica del contratto. Nella fase ex post invece abbiamo l'analisi dei costi, la verifica del raggiungimento degli obiettivi. Sto contratto ha raggiunto quello che ci eravamo posti, oppure purtroppo molti degli obiettivi che ci siamo dati in corso d'opera si sono persi, varianti contrattuali e chissà che altro. Individuazione dell'ulteriore evoluzione, perché non è detto che il progetto, gli obiettivi associati a un contratto terminano con il contratto stesso. Probabilmente la manutenzione e l'evoluzione di quanto sviluppato, ad esempio in ottica di servizio, dovrà essere gestito tramite un ulteriore contratto. Poi la verifica finale e la valutazione complessiva del sistema informativo. Siamo partiti dall'assessment del sistema informativo, finiamo con la verifica finale e complessiva del sistema informativo. Adesso andremo a analizzare, diciamo, in maniera strutturata ognuna di queste attività. Cercherò di non essere troppo noioso, perché lo so che sembrava una lezione universitaria, però cercherò di darvi degli spunti per verificare come queste attività non sono, ripeto, un aggravio, sono le attività standardizzate che servono poi a impostare il contratto, a impostare la governance del contratto, a impostare il supporto all'RTD in quello che fa. Cominciamo con la fase di definizione. È quella in cui è necessario definire i fabbisogni dell'amministrazione. Era la parte di strategy che l'ingegner De Santis prima ha illustrato. L'amministrazione, per poter comprendere quali sono praticamente i suoi obiettivi, deve far riferimento a che cosa? A una strategia generale della pubblica amministrazione, ai suoi obiettivi strategici, perché ogni amministrazione ha i suoi obiettivi, sia essa centrale o locale. Quali sono praticamente i suoi necessità, i suoi fabbisogni in termini di servizi IT? Come far evolvere il proprio sistema informativo o anche il proprio patrimonio informativo? Le necessità infrastrutturali, perché comunque ricordiamoci, in una diciamo, chiara divisione avremo sempre servizi, dati e infrastruttura, quindi le tre attività, queste tre macro tematiche devono essere sviluppate all'interno della strategia. Ovviamente la qualità dei servizi, le performance, la sicurezza, cioè gli attributi che deve avere il sistema informativo. Quindi nella fase di definizione è il momento in cui l'amministrazione definisce la strategia a supporto praticamente di quelli che saranno i contratti e in modo particolare trova gli elementi a supporto di questa strategia. Infatti andiamo a vedere le attività, le abbiamo appena dette, andiamo a vederle quali sono. La prima cosa è l'assessment del sistema informativo, cioè chi di voi ha esperienze di project management sa che il mantra del project management è la capacità di misurare qualsiasi cosa, sia esso l'importanza di raggiungere un obiettivo, sia esso sia che ne so, il ROI, il ritorno praticamente economico, cosa che nella pubblica amministrazione non sempre è applicabile, e anzi, non dovrebbe essere applicabile. L'assessment del sistema informativo ha lo scopo di definire la baseline di riferimento per capire se
e come ho raggiunto gli obiettivi che mi sono stati assegnati. Quindi è la necessità di andare a individuare quali sono i servizi e come farli evolvere nell'ottica della strategia del paese, nell'ottica praticamente della qualità, della sicurezza. Quindi la prima attività, l'assessment del sistema informativo, è una cosa complicata. Chi ha subito cambi di fornitore e sa molto bene cosa vuol dire quando il fornitore uscente e il fornitore entrante litigano dicendo: "Ah, ma non è come mi avevi raccontato nel capitolato del tuo contratto, non è come era stato specificato negli atti di gara". Ecco, l'assessment del sistema informativo serve a dare il più possibile la capacità all'amministrazione di sapere esattamente lo stato dei propri servizi, lo stato della propria infrastruttura, lo stato delle caratteristiche a supporto del proprio sistema informativo, quindi qualità, performance, sicurezza e così via. Quindi un assessment è una cosa complessa perché porta alla misurazione il più possibile oggettiva dello stato di un sistema informativo. E non è facile, e non è semplicemente farsi dare dal fornitore lo stato dell'applicazione, la baseline software, eccetera. È un'attività molto complessa e soprattutto molto pesante. Poi, analisi o studi di fattibilità. Cioè, una volta che io ho individuato quali sono i miei fabbisogni, ad esempio, devo sviluppare l'applicazione XY a supporto del servizio, e qui entra praticamente lo studio di fattibilità su come realizzarla. Vi ricordo praticamente che l'articolo 68 del CAD sul riuso stabilisce che c'è una procedura prima di andare allo sviluppo software diretto e prevede appunto che si faccia particolare attenzione alla possibilità di riuso di applicazioni, all'utilizzo dell'open source. E soltanto alla fine allo sviluppo in proprio oppure l'utilizzo di prodotti commerciali. Quindi l'analisi o lo studio di fattibilità cosa deve fare? Intanto deve valutare la coerenza tra quel fabbisogno che io ho identificato con gli obiettivi strategici. Sto andando nella parte giusta, ad esempio, ho un CED, lo voglio far evolvere oppure devo andare in cloud? Cosa dice la strategia cloud proposta dal ministro e così via. Gli obiettivi, cioè io ho degli obiettivi sulla mia applicazione, sui miei servizi, e come faccio a misurare che io ho raggiunto questi obiettivi e i benefici associati? Sicuramente tutti voi conoscete la storia dello studio di fattibilità, ad esempio della variante di valico, eccetera, oppure della TAV che cioè, i numeri possono dire tutto e il contrario di tutto, dipende dall'ottica in cui si vede. In realtà, quello che si sta dicendo è che non è un problema di numeri o altro. Qui il problema è: ho definito un obiettivo e devo andare a misurare se questo obiettivo l'ho raggiunto con il suo beneficio. Cioè, la cosa importante non è dire ho fatto o non ho fatto, la cosa importante è individuare cosa devo fare e soprattutto qual è il beneficio associato a quello che volevo fare. Cioè non è, ad esempio, nei lavori pubblici ho fatto un'autostrada, perché non è l'obiettivo fare l'autostrada, l'obiettivo è realizzare un'infrastruttura a supporto dei cittadini che possano magari diminuire il tempo di arrivo. Quindi associato all'obiettivo c'è il beneficio. Il raggiungimento dell'obiettivo è il raggiungimento del beneficio, cioè io ho fatto l'autostrada ma non ci va nessuno, perché costa troppo, perché c'ha altri problemi. Quindi è importante andare a misurare qual è l'obiettivo e il suo beneficio, altrimenti diventa molto semplice. Obiettivo fatto o non fatto, ma non è quello, non ci aiuta quello. L'obiettivo è associato al beneficio che ha dentro, che è stato riscontrato, sul quale noi stiamo facendo quell'attività. Allora, poi c'è l'analisi dei costi all'interno dello studio di fattibilità, ci sono i vincoli in termini di qualità e tempi. Quindi anche l'analisi o lo studio di fattibilità è un'attività molto specialistica. Chi lavora voi all'interno dei lavori pubblici lo sa perfettamente. Ad esempio, nello studio di fattibilità c'è anche la parte di valutazione d'impatto, c'è tutta una serie di
diciamo, servizi a contorno. Ecco, lo studio di fattibilità in ambito ICT ha, diciamo, una struttura di questo genere. Per questo parlo di attività che hanno necessità di competenze molto forti. Poi c'è l'analisi SWOT, l'analisi praticamente del rischio. Ecco, queste sono attività molto specialistiche. Perché io ho un contratto, ho definito l'obiettivo, so quello che devo raggiungere, ma ci possono essere tutta una serie di rischi che potrebbero compromettere il raggiungimento dell'obiettivo, anche se il contratto termina e soprattutto ho praticamente sì ottenuto quello che volevo, ma non il beneficio che mi serviva. Quindi l'analisi del rischio, l'analisi SWOT serve proprio a questo. Su questo poi ne tratteremo in un webinar apposito. Poi c'è l'individuazione di obiettivi e indicatori. Anche qui vado molto veloce perché tanto ne ho parlato e ci sarà un webinar apposta. È importante che all'interno del contratto sia chiaramente identificato quali sono gli obiettivi e come vada a misurare il suo raggiungimento. Perché il problema della misurazione è importante, altrimenti rischiamo di avere sempre soluzioni binarie, fatto o non fatto, ma non è detto che abbia raggiunto quello che mi serviva. Quindi, ripeto, questo argomento avrà una sua vetrina ad hoc, quindi lo rimandiamo più avanti, però è fondamentale che un contratto abbia i suoi indicatori. Se qualcuno di voi si è già scontrato con i nuovi contratti Consip per quanto riguarda l'attività cloud, si sarà trovato un bellissimo foglio Excel, nella quale c'è scritto obiettivi. Che cos'è quel foglio Excel? Quel foglio Excel è semplicemente il trasposto di alcuni particolari obiettivi del piano strategico nel quale le amministrazioni devono andare a individuare le attività e i progetti e gli obiettivi che vogliono andare a coprire con quel contratto. Quindi, in un certo senso, anche la nuova procedura Consip costringe ad andare in questa ottica di individuare obiettivi e indicatori. Poi, individuazione indicatori di vendor rating. Ecco, questa è una cosa, diciamo, storica che nasce con la vecchia circolare, la 4 del 2016, nella quale era stato indicato la necessità di individuazione di indicatori vendor rating. Questo nasce essenzialmente da una previsione del codice degli appalti, che poi è stata ovviamente, diciamo così, dimenticata. ANAC non ha generato ancora praticamente il sistema cosiddetto premiale, quindi diciamo che questa parte la tralasciamo. Se vi interessa per qualcuno di voi, vi ricordo praticamente che l'unica amministrazione per quanto riguarda l'IT, attenzione, non i lavori pubblici, non i lavori pubblici, per quanto riguarda l'IT, l'unica amministrazione che ha un sistema di vendor rating strutturato è l'INAIL. Ha descritto sia il metodo che le misurazioni, credo biennali, nei suoi quaderni di ricerca. Vi ho lasciato il link se volete andarlo ad approfondire. Però ripeto, non fa parte di questo ciclo di webinar, nasce sulla necessità prevista dal codice dei contratti, ma per adesso questa attività non è strutturata. E poi c'è la predisposizione del piano triennale ICT dell'amministrazione. Anche questa non è un'attività obbligatoria, perché non c'è scritto, ripeto, da nessuna parte che le amministrazioni debbano fare il proprio piano triennale ICT in base al piano triennale AGID. È praticamente un modo però per semplificare la vita all'RTD. Perché? Perché l'RTD ha tutta una serie di attività assegnate, ma non sono strutturate. Svolgere e predisporre un piano triennale ICT dell'amministrazione permette all'amministrazione di definire in modo chiaro i propri obiettivi. Quindi prendere gli obiettivi diciamo delle strategie paese, riportarle nel proprio contesto, quindi sapere cosa realizzare, come, quando e con quale pianificazione. Il problema è che ovviamente il piano dei fabbisogni, il piano biennale dei fabbisogni di beni e servizi non è un documento strategico, è un elenco. È un elenco praticamente di eventuali procedure di gara che si potranno svolgere. Diverso invece è avere un piano triennale ICT chiaro, strutturato.
Vi faccio degli esempi di amministrazioni che hanno il proprio piano IT, c'è l'INAIL, c'è l'INPS che hanno il loro piano IT, c'è praticamente l'ISTAT, tutte pubbliche amministrazioni centrali che hanno pubblicato, quindi è reperibile in rete, il loro piano triennale, nel quale sono declinati quindi non soltanto gli obiettivi strategici, ma anche i mezzi e con la relativa pianificazione con cui realizzarli. Anche questo argomento purtroppo non sarà oggetto di questi webinar. Se magari pensate possa essere interessante, ne potremo organizzare magari il prossimo anno altri con argomenti specifici. Poi, nella fase di avvio, cosa deve fare il monitor? Il monitor, cioè il gruppo di monitoraggio, dovrebbe supportare l'amministrazione, ad esempio, nella predisposizione e redazione degli atti di gara, quindi le famose competenze di cui parlavamo prima, perché il problema non è la parte disciplinare, non è mai il disciplinare, il problema è sempre la parte tecnica, è la progettazione della parte tecnica, il capitolato, l'individuazione quindi dei fabbisogni, dei servizi e se parliamo ad esempio di un cambio di fornitore per quanto riguarda la gestione infrastrutturale, è proprio l'infrastruttura. Quindi un supporto potrebbe essere dato, ad esempio, nella redazione degli atti di gara, perché chi ha svolto l'assessment, chi meglio di chi ha svolto un assessment infrastrutturale applicativo, può redigere gli atti di gara. Quindi anche questa potrebbe essere un'attività da svolgere, ma anche l'individuazione di SLA e KPI effettivi. C'è un problema alla base di tutto. Fino a qualche anno fa andava di moda il fatto di inserire all'interno dei capitolati, specie quelli IT, 50, 60, 70 SLA e KPI che praticamente nella maggior parte dei casi non erano neanche applicabili o addirittura non era possibile misurare. Quindi il fatto che ci siano tanti service level agreement, cioè livelli di servizio e tanti KPI, non vuol dire che un contratto è sotto controllo, anzi, tutt'altro, rischia di non esserlo. Quindi è importante, diciamo, il supporto nella redazione degli atti di gara. E poi c'è, vabbè, questa cosa l'abbiamo appena detta, poi c'è la predisposizione della BIM. Che cos'è la BIM? La BIM è una struttura praticamente a supporto del governo del contratto, ovvero è una base informativa di monitoraggio che ha sia il ruolo di essere un repository documentale, cioè è un luogo dove trovare tutta la documentazione del contratto e renderla disponibile a chi governa il contratto, ma anche a chi è praticamente uno stakeholder di quel contratto, quindi ha interesse ad accedere a quei dati. Quindi è un repository documentale ed è anche un cruscotto direzionale, cioè è la possibilità di dare viste separate a chi gestisce il contratto, chi gestisce l'IT dell'amministrazione e chi magari è interessato, la cosiddetta alta direzione, il top management, solamente ad alcune informazioni, all'andamento del budget e così via. Quindi la BIM in realtà ha questa duplice figura, è essenzialmente un repository documentale, ma anche praticamente uno strumento di business intelligence. Repository documentale dove trovare, ripeto, tutta la documentazione del progetto, non soltanto questo, ma anche tutta una serie di deliverable del monitoraggio, che poi andremo a vedere. I verbali della riunione e così via. È importante fare una distinzione tra molti contratti, specie i contratti Consip, sia il vecchio SPC, ma anche i nuovi contratti cloud, mettono a disposizione dell'amministrazione il cosiddetto portale di governance del contratto, che non è una BIM, è un portale nella quale il fornitore inserisce tutta la documentazione contrattuale di sua pertinenza. La BIM è più generale, non ci sono soltanto i documenti del fornitore del contratto, ci sono anche i documenti dell'amministrazione. Quindi ci sono ad esempio i verbali di collaudo e tutto quanto. Quindi diciamo che portale di governance e BIM sono due oggetti separati. E poi ovviamente, come dicevo, la BIM dovrebbe prospettare attraverso dei cruscotti direzionali una serie di dati sia economici, sia di pianificazione, ma anche praticamente di forecast, quindi di previsione all'interno del budget e se possibile anche la gestione del rischio.
Ovviamente la BIM è un oggetto che va customizzato nelle amministrazioni. Ci sono amministrazioni che non ne hanno bisogno, amministrazioni che hanno centralizzato quello che noi chiamiamo BIM in un oggetto, ad esempio, che è la governance IT. Ci sono molti prodotti di mercato che fanno questo. Quindi la BIM è un oggetto che può servire o non servire a seconda delle situazioni. La BIM è necessaria per il monitoraggio, fatto sta che è previsto praticamente dalla circolare che eventualmente nei casi in cui il contratto venisse identificato come di interesse per Agid e quindi sottoposto ad analisi, la BIM possa essere aperta ad esempio anche ad Agid. E poi entriamo nel cuore, cioè nella fase di esecuzione, e qui nascono praticamente le vere attività di monitoraggio, cioè quelle core. Che cosa è il supporto a direzione lavori? È tutta una serie di attività che supportano praticamente il DEC e il RUP e la commissione di verifica di conformità nelle loro attività quotidiane. Il supporto a direzione lavori cosa fa in modo particolare? È il supporto al DEC nella verifica dello stato avanzamento delle attività, al rispetto dei livelli di servizio, della qualità attesa, alla corretta gestione del budget contrattuale e all'eventuale gestione delle modifiche in corso d'opera. Queste attività, come ben sappiamo, rappresentano praticamente le attività proprie del DEC. Spesso il DEC non ce la fa da solo. E quindi il supporto a direzione lavoro nasce proprio per questo, nasce per dare un supporto reale e fattivo al DEC nello svolgimento di particolari attività. Poi, a parte il supporto a direzione lavori che ha come deliverable fondamentale il RAC e il RAC exposed, in base a quello che vedremo nella fase exposed, queste attività sono praticamente le attività che permettono la stesura del RAC, insieme ad altre che adesso andiamo a vedere. Allora, il monitoraggio supporta delle verifiche anche specifiche, ad esempio la verifica della qualità dei processi adottati dal fornitore. Come faccio io a sapere? Allora, il fornitore mi ha dato un piano di qualità nella quale l'ha promesso l'iperuranio, ma come faccio io a sapere che realmente utilizza quei processi? Ecco, le visite ispettive svolte praticamente in ambito qualità, in ambito gestione servizi, eccetera, hanno proprio questo tipo di finalità. Dare evidenze al DEC che, o al RUP, ripeto, cioè non è detto che il DEC esista, però vi ricordo che la soglia per cui abbiamo definito dei contratti impone comunque l'esistenza del DEC, perché il DEC deve esistere al di sopra dei 500 K, quindi sono di supporto alle proprie attività. Poi l'analisi dello stato avanzamento lavori e del rispetto dei livelli di servizio, tutto questo l'abbiamo appena detto. Quindi, ripeto, questa attività è il supporto reale al RUP nelle sue, al DEC nelle sue attività specifiche. Poi, praticamente, quali sono i deliverable fondamentali del supporto alla direzione lavori? Io ho parlato ovviamente del RAC, ma la circolare ne identifica tre. In modo particolare il rapporto di screening, che è l'analisi iniziale del contratto, ovvero l'amministrazione analizza il contratto. Vi ricordo che chi ha fatto la progettazione non dovrebbe partecipare poi alle attività di esecuzione del contratto. E quindi, nell'ottica della separazione, l'assessment viene svolto da chi prende in carico la gestione del contratto per verificare che ci siano tutte quante le informazioni necessarie. Quindi il rapporto di screening del contratto, il piano di monitoraggio, cioè il piano delle attività che svolgerà il monitoraggio durante tutta la vita del contratto, e poi c'è il rapporto avanzamento contrattuale. Ognuno di questi tre deliverable verrà spiegato in webinar successivi, i primi due nel prossimo e il RAC in quello dopo. Quindi non ci soffermiamo più di tanto. Poi, altra cosa fondamentale, il supporto al collaudo in itinere finale. Vi ricordo che ancora non sono state pubblicate le linee guida sulla commissione di verifica di conformità, comunque sulla commissione di collaudo. Il regolamento a breve dovrebbe essere pronto, però anche quello praticamente non abbiamo i tempi. Il problema sono le verifiche di conformità, o meglio il collaudo. Vi ricordo che il collaudo non è soltanto un collaudo funzionale, cioè funziona
fa esattamente quello che gli ho chiesto. Il collaudo ha a che fare anche con i cosiddetti requisiti non funzionali, cioè sicurezza, i test prestazionali. Ecco, il supporto al collaudo, mentre il collaudo funzionale lo può fare ovviamente chi ha chiesto quei requisiti, il collaudo non funzionale è un'attività molto specialistica e quindi potrebbe essere utile avere una competenza su questo. Ripeto, avere un centro di competenza interna all'amministrazione non è per tutte le amministrazioni, lo sappiamo perché è un problema anche di budget, di competenze e risorse, però potrebbe essere importante averle. Poi abbiamo praticamente le verifiche sul raggiungimento degli obiettivi, anche questo praticamente ci sono gli indicatori che mi dicono a che punto sono. E poi la verifica del grado di conformità al piano triennale. Cioè, quello che sto facendo è ancora in linea con il piano triennale, cioè con i miei obiettivi? Non è che nel corso del contratto sono nate nuove esigenze, quindi le famose varianti in corso d'opera? Ecco, la verifica del grado di conformità permette all'amministrazione di avere sempre il polso sulla situazione. Cioè, quello che sto facendo col contratto è ancora in linea con quelli che sono i miei obiettivi? Ok, e queste sono le attività della fase di esecuzione. Come vedete, è il supporto al DEC in particolare, ma anche al RUP nello svolgimento delle sue attività. E andiamo al termine del contratto. Quindi tutto il contratto si è esaurito, abbiamo praticamente terminato le attività, entriamo nella fase di chiusura del contratto. Ovvero praticamente il supporto al DEC per la chiusura contabilità. Per la verifica dello stato del contratto, se ho raggiunto gli obiettivi previsti o no. Questa fase ha come delibera buon previsto il cosiddetto rapporto avanzamento contrattuale ex post. Che cos'è questa attività? Essenzialmente va a verificare, fa l'analisi dei costi sostenuti rispetto a quelli pianificati e i vari scostamenti. Verifica se ho raggiunto gli obiettivi che mi ero dato, anche come conformità. Inoltre ci potrebbe essere anche la customer satisfaction, cioè i vari utenti delle applicazioni svolte, delle attività svolte, hanno praticamente una serie di, cioè, hanno centrato gli obiettivi oppure no, la classica customer satisfaction. Poi, altra cosa, ma quello che io ho sviluppato, chi lo prende in carico? Quindi indicazione di ulteriori evoluzioni o anche soltanto di mantenimento. Quello che ho sviluppato è in linea con quanto mi ero dato come obiettivi oppure no? E poi c'è l'assessment finale. Cosa è successo? Praticamente rispetto all'assessment iniziale vado a valutare quali sono state praticamente le evoluzioni svolte. Quindi, come vedete, abbiamo fatto praticamente questo tipo di attività. Le ho praticamente sintetizzate perché più o meno poi sono nelle slide troverete esattamente quello che vi ho detto. In queste quattro frasi, perché ripeto, la parte finale l'andremo a vedere con il RAC ex post. Allora, io ho E finito, Andrea, ecco, è spero di arrivata, non avervi annoiato forse ci sono troppo. delle Se ci sono considerazioni più domande che su delle questo. domande. Quindi la prima è quella di Aldo Pasinelli che dice approfondimenti su questi argomenti sarebbe molto utile, ma anche solo come best practice. Adesso poi, quindi sono considerazioni, c'è anche Marcello De Marca che dice sarebbe auspicabile che la metodologia di ATIN e di INAIL fosse standardizzata a livello nazionale. Non ci sono delle vere e proprie domande fino adesso. Ecco, allora su questo, no, però andiamo un attimo su queste considerazioni. Allora, la metodologia di INAIL non può essere standardizzata a livello nazionale perché c'è un problema alla base di tutto che le linee guida sul vendor ranking le fa ANAC. Quindi, se non escono le linee guida, diciamo che le amministrazioni si sono dati praticamente una serie, anzi, l'INAIL si è dato una serie di, diciamo così, criteri per costruire la propria indicatori di vendor rating, che ripeto è una cosa sul quale mi ritrovo su tutto, anzi è fatta molto bene tutto quanto, però il problema non può essere standardizzata finché non c'è una linea guida ANAC su questo. Questo è infatti il primo dei problemi. Mi sono perso cos'è la BIM. Allora, la BIM è,
torno velocemente indietro. La BIM è un'attività che deve essere svolta praticamente nella fase praticamente di avvio ed è una base informativa di monitoraggio, cioè uno strumento che permetta praticamente da una parte la raccolta completa di tutta la documentazione che ha a che fare con il contratto. Quindi non è il portale di governo che propongono ad esempio SPC Cloud oppure i nuovi contratti Consip sullo sviluppo in cloud, ma è praticamente un repository di tutta la documentazione dell'amministrazione. Quindi ci possono ritrovare ad esempio anche i documenti del RUP, quelli che non vanno praticamente le valutazioni, eccetera, quelli che non vanno praticamente al fornitore. Quindi è una base informativa di monitoraggio che supporta il RUP, il DEC e l'RTD, che ha visibilità piena su questi documenti, per quanto riguarda tutta la documentazione del contratto. Poi ha anche un'altra finalità, che è quella di, essenzialmente, di business intelligence, chiamatelo cruscotto direzionale, chiamatelo viste su DB, chiamatelo come volete. Essenzialmente sono cruscotti direzionali che hanno a che fare con l'andamento dello stato avanzamento dei lavori, quindi di pianificazione di tempistiche del contratto, che hanno a che fare con l'avanzamento economico del contratto, ma anche con l'avanzamento delle criticità. Quindi essenzialmente ha un duplice scopo di repository documentale, di cruscotto direzionale, ma essenzialmente è uno strumento a supporto della governance dei contratti. Alcuni esempi. Alcune pubbliche amministrazioni centrali, ad esempio, hanno una BIM specifica per ogni contratto, altre amministrazioni invece hanno una BIM generalizzata, cioè hanno proprio uno strumento che fa governance IT, nella quale confluiscono anche le informazioni del monitoraggio. Quindi essenzialmente è uno strumento che può supportare in modo specifico il monitoraggio di un contratto o più in generale la governance a seconda della complessità dell'amministrazione. Spero di essere stato chiaro su questo. Poi qualche altra considerazione in generale. Era Aumentare la qualità dei una per aumentare continuazione, sì. la qualità dei fornitori. Ah sì, è sempre Andrea, a che fare con la BIM. No, scusate, col se vendor tu sei record. d'accordo, Il potremmo problema, ripeto, il vendor record. lanciare, se Maria Luisa può Sì, infatti, spiegare perché il era. sondaggio che abbiamo preparato e poi lo possiamo lanciare tra i nostri partecipanti prima della fine. Lasciamo la parola a Maria Luisa. Sì, perfetto. Sì, perfetto, lascio la parola. Io ringrazio tutti dell'attenzione. Scusate se sono stato un po' noioso, ma purtroppo queste cose, questa è una panoramica. Poi la andremo a approfondire direttamente. Eccomi. Andrea, ti ringrazio ovviamente per l'esposizione chiara, come sempre. Volevo semplicemente segnalarvi la necessità di lanciare un sondaggio. Abbiamo, diciamo, ritenuto opportuno capire quali sono appunto i nostri interlocutori, o meglio chi siete, nel senso che sarebbe utile per i prossimi webinar avere chiaro la tipologia di platea con cui abbiamo a che fare. Abbiamo necessità di capire a che, insomma, area o barra servizio appartenete. Se all'interno del vostro ente avete già un'attività di monitoraggio in corso e nel dettaglio se è stato costituito un ufficio ad hoc o un ufficio di PMO. Ripeto, semplicemente per avere insomma un'indicazione su come strutturare i contenuti dei prossimi webinar. Credo che sia già stato lanciato, quindi insomma, sulla base, ripeto, dei risultati del sondaggio restituisco la parola a Patrizia e ci vediamo settimana prossima. Allora, ecco, i Grazie risultati del sondaggio li stiamo vedendo in diretta perché man mano che rispondete, appunto, le barre si
si colorano e quindi ci dicono che la maggior parte, il 63% dei partecipanti di oggi appartiene all'area sistemi informativi. Per esempio, fine sondaggio. Ecco, allora vediamo un po'. Questa è l'altra domanda. L'amministrazione di Perfetto. appartenenza svolge attività di project management o di monitoraggio per i contratti T, e quindi vediamo che prevalentemente è no, anche se c'è un 23-24-22% che dice sì. Più o meno, ecco, sono valori che ci Sì, aspettavamo. i no sono nettamente più alti. Infatti, diciamo, questa assenza di domande anche per Andrea tradisce un po' la scarsa consuetudine sui temi. Quindi vuol dire che c'è bisogno appunto di avviare delle pratiche. Non per niente, appunto, nei nostri interventi poi si chiedeva di portare anche delle buone prassi, quindi degli esempi positivi. Io abbiamo ancora 10 minuti di tempo. Se volete aggiungere qualcosa, io dico a Maria Luisa e Andrea, ditemi voi se volete aggiungere altre cose. Sì, in realtà io stavo aspettando la terza Eccola. domanda, eccola. Eccola, e anche qua il no prevale. L'amministrazione ha una funzione specifica per le attività di project management, PMO, project management office o monitoraggio per i contratti T. E qui, insomma, mi pare che come percentuale siamo Ecco, qui proprio ci alti. aspettavamo un sì leggermente più alto, devo essere sincera. Insomma, però comunque concordo che sono temi che vanno ulteriormente approfonditi. Sicuramente. Quindi. Sicuramente sono temi che vanno approfonditi e sono pratiche che vanno in qualche modo avviate, perché mi pare che siamo in una fase ancora, diciamo, primigenia. Sto compilando il sondaggio, ma sono Maura Raccanello, anche se sono collegata con l'account di Silvia Bragato. Anche l'altra volta è andata così, vero Maura? Mi pare di ricordare che eri proprio tu che non riuscivi a collegarti. Ed eri su un altro account, esattamente, infatti lo ricordavo. Allora, io se abbiamo finito con le domande, quindi insomma, i risultati Sì, sulla base delle risposte noi, diciamo, struttureremo i contenuti dei prossimi webinar. Quindi lascio a te, saluto tutti e vi ringrazio. allora, qui sicuramente queste sono, diciamo, indicazioni che ci servono per orientare al meglio anche la costruzione dei webinar successivi. Io ringrazio moltissimo i nostri due esperti, Maria Luisa De Santis e Andrea Susa. Oggi sono stati veramente esemplari come chiarezza, come approfondimento e anche come rispetto dei tempi. Io vi ricordo che fino al prossimo webinar, per chi si fosse collegato dopo, l'ho detto in apertura, ma fino al prossimo webinar noi accettiamo iscrizioni anche di vostri colleghi e amici che si occupano di queste cose, a cui vorrete, diciamo, che vorrete informare su questi eventi. Possono iscriversi ancora fino al prossimo webinar. Dopodiché chiuderemo le iscrizioni perché per avere l'attestato di partecipazione abbiamo chiesto una presenza minima a quattro webinar. Allora, vi ricordo anche che le presentazioni dei relatori e le registrazioni integrali sia del primo sia del secondo webinar sono sulla pagina di Eventi PA dedicata all'evento. Entro domani ci sarà la registrazione di oggi e i materiali di oggi. E le presenze le attestiamo soltanto alla fine del ciclo dei webinar, quindi l'attestato di frequenza lo rilasciamo a ciclo concluso a coloro appunto che avranno partecipato ad almeno quattro webinar. Io vi ricordo il tema della prossima volta, del prossimo appuntamento, che è il piano di monitoraggio e il documento di screening. Questo ci sarà il 30 settembre, che è sempre un giovedì, sempre dalle 14:30 alle 16:30. Quindi se non c'è il settimo webinar, quando ci sarà? Allora,
E noi arriviamo a 6, quindi non so come interpretare. Il sesto webinar chiude, questo ciclo si chiude il 21 ottobre del 2021, come ha anticipato anche Maria Luisa De Santis, proprio con le esperienze delle pubbliche amministrazioni. Quindi l'ultimo, e nell'ultimo ci saranno anche altri partecipanti, oltre ai nostri esperti, perché appunto vi riporteremo le esperienze migliori delle pubbliche amministrazioni su questo tema. No, no, sono sei i moduli. Sì, sono sei moduli. Allora, io vi ringrazio tanto, vi do appuntamento alla prossima volta. Vi ricordo sempre che potete fare riferimento alla nostra pagina di Eventi PA per tutte le informazioni che riguardano questo ciclo di webinar e per i materiali collegati ai webinar che sono stati svolti. A breve ci sarà anche il programma della prossima settimana. Vi ringrazio tanto e vi saluto. Grazie mille.